Se volessimo dare un voto ai migliori trick visti quest'anno, Stefano? Il Volt numero uno e lo tsunami di Sherwood in flip. Bello. Quello che abbiamo visto. Questo. Indian Air più, no, più Holy Man. Ma rischia quando a terra. Ecco qua una bella catwalk. Flintstone, come lo chiamano? Yabadabadu, Flintstone. Io l'ho chiamato catwalk. Va benissimo. Sì, è la stessa cosa, però sai, possiamo chiamarli come vogliamo. Ma lui. Il prossimo si chiama Mario, ve lo dico, è questo. O anche Zio Pino. Ah, oh, che bello. Sto... Clicker più. Mamma mia. Più cancan, mi sembrava di aver visto un cancan anche. Ecco Adams che si prepara. La ragazza. E Meg Ryan qui è la fidanzata di... Torres. Non mi sembrava entusiasta, poteva anche manifestare con un po' più di cosa vuole più, non lo so io, dai, però guarda che del sollievo, uno stadio in piedi per te è bello, e vai, vai, adoro, guarda, la moto ancora c'è. Lui ha le mutande giallorosse della Roma, secondo me le ha fatte vedere prima, da cui della Spagna conseguentemente sì, ma non col filone, esatto, da parte dei romani. Bello, guarda la combinazione di prima, India nera da una parte, più dall'altra anche, che vuol dire via una mano dall'altra e poi flip l'altra. Esatto, posto, bello posto. Tecnico, una run molto tecnica, cliffhanger bello alto, bello e disteso. Volevo vedere il doppio grab, se lo mostrano. Cliffhanger, qui c'è un altro cliffhanger, bello dritto. Pam, bello dritto, bello, bravo. Adesso è questo, no, questo è Lazy Boy. Questo è Lazy Boy. E che non me l'ho fatto vedere? Guardate come sono. Guarda che roba. Precisi nel tempismo, no? Nel tempo di volo. Il momento in cui qui ha rischiato qui, vedi, anche le parti basse sul serbatoio e non aveva i piedi sulle pedane. Se me lo chiami flatliner, io penso che sia un 9 o'clock per scoprire che sono la stessa cosa. Nel flatliner leggermente storta la moto, per cui io amo confonderti le idee, per cui continuerò così. Va bene, puoi farlo. Lui che insomma qualche saltino in vita sua l'ha fatto. Flintstone. Sì, esatto. Ma l'avete chiamato voi due quando io non c'ero, no, lo chiamano in Spagna. In Spagna lo chiamano. E tu eri al mare e noi ne abbiamo approfittato. Clicker più Indian. Bello, bello. Bello. Cavolo, ha fatto una mai tecnica da matti, eh? Secondo me sono lui e Sherwood i due più stilosi. Sì, no? Sono d'accordo. Nate Adams, ecco, è l'esercizio che può decidere una stagione questa. Sì, direi. Se lui di sì, otterrà un punteggio super o batterà, chiaramente, se batte Torres va in finale, quindi non ci sono problemi. Non avrà problemi. Ma se dovesse essere battuto da Torres e non dovesse andare in finale, conterebbe il punteggio accumulato. E se fosse superiore a quello di André Villa, ci sarebbe il clamoroso sorpasso all'ultima gara. Quindi attenzione a questo... a questo esercizio, anche perché sono solo 5 punti tra di loro, eh? Esatto. 5 370 contro 365 contro 360 è carico come una sveglia, ragazzi, è andato a 6.000 metri d'altezza, altro 360, fantastico, fantastico. Adesso secondo me vuole andare avanti lui, sì. Lo vuole vincere il campionato, se la prende un po' più calma rispetto a Dani Torres. Anche lui, grande art attack, non ho one hand da una parte dall'altra. Tira i tricks a bestia, tira i tricks a bestia. Nate Adams stasera a Roma, no hand, sì, questo non tanto, però fatelo voi. Sì, l'ha fatto in maniera impeccabile. Ci ha messo anche una rampa al contrario, così tanto per scendere, per tornare sulla terra. Seconda piena qui, mamma mia, no, che rincorsa, no. Che roba, un flip in art attack, non è bello. No, no, è dosata. È dosata. Sì. Dosata. Questa sarà la sua ragazza, immagino. Forse sì. La faccia un po' romana, eh. Cordoba flip. Questo è un 9 o'clock invece. Non si discute. Perché la moto non era stesa. Esatto. Beh, sta facendo un gran run anche lui. Finisto. Ho capito che si voglia. Però non ha sgambettato molto rispetto no, a Torres. Quello è vero. Mi sa che come Flintstone è stato nettamente migliore quello di Torres. Sì, sono d'accordo anch'io. Adesso va nel kicker. È stato più bello. One hand e one leg anche. Ha fatto il partito con una mano, flip, one hand, più anche in neck neck. Ma basta per riscattare una manche che secondo noi è lievemente inferiore. Oddio, secondo me è un gran bel numero. Sono lì comunque. Io per adesso... sbilanciati. Sbilancio per Nate.
per Nate Adams. Sì, sì, ha fatto due cose molto tecniche. A me piaceva invece più Torres, che era pimpante, però sulla tecnica non ci arrivo. Sì, però guarda che il 360 che si è fatto. Mamma mia, che bello. Sì, in effetti questo, visto piano. Che bello. Faceva abbastanza impressione. Ah beh, questo non l'avevo visto però, una mano, eh. Con la mano dietro. Questo me l'avevo perso. Hai ragione te, mi sa. Questa è la sua combinazione, prima da una parte poi dall'altra. Dai, passa lui. Ehi, il tecnico è stato tecnico, eh? In effetti poi il pubblico se li gode sul megaschermo, perché dappertutto in tutte le gare c'è stato il megaschermo per rivedere questi replay, perché quando li vedi dal vivo sono così rapidi e veloci che non si riesce ad apprezzare del tutto quello che stanno facendo i ragazzi, a meno che uno abbia un palato così raffinato. Alla sia Minguzzi, me ne perdono ogni tanto anch'io, per cui figurati uno. Figurati noi, ecco. Esatto. Ma sì, bello, si vede bene il megaschermo quando vanno sul Montarozzo per il giudizio, si vede questo super pannellone della Red Bull, con un'organizzazione devo dire oggettivamente impeccabile in qualsiasi evento di quest'anno. E poi le location ha affrontato, le location dove sono andati, bellissime. Sì, molto bello. Le Maldive, un atollino, e poi dopo abbiamo veramente visto di tutto. Questi qua sono i giudici al lavoro. Salutiamo il nostro Alvaro Dalfarra, che è uno dei 5 giudici prescelti per quest'anno. Ecco i piloti. Adesso? Non possono fare come fanno nei programmi televisivi che parlano tra loro i giudici, hai visto con loro ben separé e qualche spiccia sul foglio di quell'altro. Gli batte il cuore. Torres a sinistra, Nate Adams a destra, varietà. Ci sta. Ad Adams. Sull'esecuzione andrà ad Adams. Mi sa che... E quindi aveva ragione Minguzzi. Vediamo un po'. Lo stile. Stile bene. Torres è giusto. Giusto? No. Che è uno dei migliori in assoluto. Uso del percorso, sono stra d'accordo. Sì, perché è stato più veloce. Sì, sì, veloce, ha sfruttato ogni attenzione, granello. Attenzione, Execuo qui, un casco ancora da assegnare. Lo show, Torres. Passa giù. Beh, dai, se lo meritava comunque. Il mio Nate, addio. Mi hai fatto perdere una scommessa con Guido. Non è grave, mi offrirai un viaggio in Malesia, male che vada. Mi è andato male allora, mi sa. Guarda che bella roba lì, però. MMX è molto molto romano, molto romano, no? Che sta per 2010, ma è anche molto molto motocross, molto SPQR. Sono piloti questi romani. Ah, bravo, ho paura visto le recenti vicende. Esatto. Allora qui Adam Jones che va a prepararsi, però qui dobbiamo fare la considerazione che Nate Adams ha in mano il campionato, perché nel punteggio accumulato va a superare André Villa. Non ha mai vinto quest'anno, perché finora, come dicevamo, hanno vinto Villa, Jones, Sherwood, Madison e ancora Sherwood. E il nostro Nate Adams, 4-4, consistente. E adesso, infatti, Villa gli chiedono se è arrabbiato, deluso. Sì, sì, sì. Sono scocciato, dice. Avrei voluto vincere. Sì, non può. Posso essere felicissimo, sono secondo nella classifica generale. Io adesso punto a fare un grande progresso per l'anno prossimo. Vorrei arrivare al livello di Nate Adams. È solo un periodo che ho avuto un po' di difficoltà. All'inizio mi ero anche fatto male. Ringrazio la famiglia, ringrazio tutti, ringrazio anche chi adesso si becca questo stop and go. Tra poco le finali.